Buongiorno ragazzi, questa notte si riparte per una nuova sessione, si svolgerà in un piccolo lago. L'unica notizia che ho è che c'è qualche carpa, non so altro. Cercherò di portarla a guadino almeno una, perché con queste temperature, ormai l'inverno è arrivato, non ti regala niente nessuno. Cercherò di farlo con la mia solita strategia invernale, quella di usare tutti e tre i gusti di casa per carpe tagliate a metà, panate. La panatura l'ho fatta con i nostri cibi liquidi, Robin Red idrolizzato di grill, ovviamente qualche goccia di oversweet, e la panatura l'ho fatta con la nostra farina di pesce, la predigested, e qualche manciata di overstick yellow fruit. Andrò ad aggiungere anche qualche manciata di granaglia, tiger, canapa e mais bianco. E discorso diverso per quanto riguarda gli inneschi, perché deciderò lì, insomma, dopo aver scandagliato, deciderò cosa innescare. Sicuramente andranno spruzzati con un po' di pusher, questo per facilitare l'avvicinamento delle carpe, perlomeno è quello che spero. Ci vediamo domattina direttamente sul lago. Buongiorno, fortunatamente le temperature sono molto più gradevoli del previsto e questo sicuramente ha fatto sì che le carpe siano attive, anche se fondamentalmente è solo una canna quella che mi ha portato risultati. Poi ne ho presa un'altra canna, ma insomma quasi tutte su una. E questa notte ho preso una specchietta molto piccola, però dalla forma molto allungata, e stamattina un'altra regina. Speriamo di continuare così e magari di fare qualcosa di più grande. Eccola qua. Ora la rilasciamo e andiamo a calare la canna fortunata. Questa un pochino meglio, le carpe continuano a mangiare, continuiamo a sperare in quella un po' più di taglia. Allora, questa notte non ho preso nulla, direi anche fortunatamente, perché c'è stato un bel temporale con grandine compresa. Come è uscito il sole, eccolo qua, dopo un quarto d'ora è partito probabilmente il pesce più bello della sessione, sopra 10 kg, ho ancora due canne a mollo, speriamo che non sia l'ultima. Eccola qua, questa è sicuramente l'ultima carpa della sessione, ormai le canne sono tutte e tre fuori, sono contento, sicuramente le temperature miti hanno facilitato l'alimentazione delle carpe, quindi non so, ho perso il conto, credo 5-6 carpe. Vanno benissimo. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.